Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Questa volta ci siamo. È stato finalmente annunciato la seconda parte del progetto Final Fantasy VII Remake, ovvero Final Fantasy VII Rebirth, dove finalmente avremo la possibilità di ripercorrere alcuni dei passi più importanti di questa saga, che però in quel trailer che ci è stato mostrato non abbiamo avuto la giusta chiarezza. Ecco perché mi sono andato a guardare il trailer giapponese, l'ho tradotto e successivamente ho potuto analizzarne discorsi, frasi e tante sfumature che inizialmente non ero riuscito a capire. Tenetevi forte, prendetevi delle patatine, qualcosa da bere, perché adesso ne parleremo insieme. Vi farò vedere il trailer, o per meglio dire, analizzeremo il trailer step by step o frame by frame e successivamente aggiungeremo qualche speculazione. Quindi non vedo l'ora di sentire quali sono le vostre idee e soprattutto di confrontarmi con tutti quanti voi per quanto riguarda le vostre teorie. Partiamo subito con la prima frase che dal trailer giapponese è totalmente fuori di testa. È una frase che comunque nel trailer internazionale non è stata tradotta nello stesso modo e che è stata intesa in altro. Sadness and anger are what makes us strong. Quindi la tristezza e la rabbia sono ciò che ci rendono forti. A dire queste parole niente proprio di meno che Aeris. Un Aeris che abbiamo imparato a conoscere nel remake parte 1, o comunque nel remake, dato che adesso abbiamo i nomi delle due opere, quindi è giusto diversificare un titolo con un altro. In Final Fantasy VII Remake, Aeris sembra quasi essere onnisciente fino alla fine del gioco, fino a quando non vengono sconfitti i Numen, fino a quando non si ha la possibilità di cambiare il proprio destino. Ma siamo sicuri che stiamo parlando effettivamente dei personaggi o comunque dei protagonisti di questa avventura e non dei giocatori stessi? Final Fantasy VII Remake non è stato apprezzato da tutti, non è stato amato da tutti. Molti si sono infuriati, molti hanno disprezzato da un certo punto di vista quest'opera. Sembrava quasi inaccettabile, sembrava quasi impossibile che un'opera come Final Fantasy VII potesse essere riscritta, potesse essere cambiata o addirittura potesse essere modificata, in alcuni punti ovviamente. Questo è ciò che inizialmente io mi sono sentito di pensare. È come se Aeris stesse per comunicarci qualcosa, stesse per dirci dall'alto della sua onniscienza che è vero che la rabbia e anche la tristezza, sotto certi punti di vista, possono cambiarci, ma effettivamente possono anche renderci più forti. In che senso? A chi si riferisce? Cosa effettivamente stiamo cercando da questa tristezza e da questa rabbia? Ovviamente non ci è dato saperlo, però ci è dato sapere che queste caratteristiche possono cambiarci, hanno la facoltà di poterci cambiare, mentre dal cielo scende una piuma bianca, sembra quasi un richiamo fondamentalmente al finale quasi di Crisis Core, che vedremo per l'appunto nella parte finale anche di questo, di questa analisi, ma secondo me è molto più un invito. È un invito verso quello che effettivamente potrebbe essere la conclusione del capitolo di Intermission. Il capitolo di Intermission dove Zack apre la porta della chiesa e si ritrova davanti qualcuno. Si ritrova davanti qualcuno con i vestiti da soldier, si ritrova davanti qualcuno che sembrava aver perso. Quindi è una cosa che ho già sospetto da un po' di tempo e che se veramente venisse confermata mi farebbe saltare dalla sedia. Angel è vivo? Non lo sappiamo. Zack in questo momento lo è. Abbiamo visto piegare il suo destino, abbiamo visto sopravviverlo e combatterlo. Ma Angil potrebbe aver avuto lo stesso destino? Questo ancora non ci è dato saperlo. Ho apprezzato tantissimo il richiamo della piuma bianca, come quasi quando Angil richiamò a sé
Zack dopo la sua morte, ma in questo caso potrebbe essere il contrario, potrebbe essere Zack a richiamare Angel sulla Terra. Andiamo avanti, dove ancora Eris ci sta parlando e dove questa piuma lentamente cade a terra e dove questa piuma lentamente si poserà sul terreno dinanzi alle porte di Midgar. E stiamo parlando per l'appunto del fatto che ancora Eris ci stia dicendo di non pensare al passato, ma di concentrarci sul futuro. Il passato ovviamente è passato, anche Eris stessa nel remake ce lo ha suggerito più volte. È il futuro quello che conta, sono le nostre decisioni che fondamentalmente plasmano ciò che abbiamo davanti. Una volta entrati nel portale dei Numen, vi ricordo che Eris non aveva più le stesse sicurezze che aveva fino a poco tempo prima. Si è aperto il portale, Sephiroth lo ha attraversato e successivamente noi abbiamo sconfitto i Numen. Potrebbe essere che le nostre scelte all'interno del gioco possano effettivamente modificare il nostro percorso? Ci sarà la possibilità di interagire con personaggi o di interagire con alcuni eventi che possano effettivamente plasmare il nostro futuro? Non si sa. Successivamente vediamo ciò che noi già conosciamo, il passato per l'appunto, il passato che Eris ci ha sottolineato e che ci ha confermato essere immutabile. Quindi Meteor collide con l'atmosfera terrestre e si vede in questo esatto frame. Quindi Meteor cade, o per meglio dire sta cadendo verso il nostro pianeta per attuare il piano di Genova. Dato che ovviamente il Sephiroth che noi abbiamo sempre conosciuto nel 7 non è nient'altro che Genova. Quindi Genova sta effettivamente realizzando il suo piano? Possiamo effettivamente sventarlo o è già stato sventato il piano e quindi adesso sta succedendo qualcos'altro? Quale sarà il destino del pianeta? Esatto. Perché questa domanda? Se Eris ci ha appena confermato che il passato è passato e ciò su cui dobbiamo concentrarci è il futuro, ci sta indicando che effettivamente qualcosa sta cambiando o qualcosa cambierà all'interno della storia? È ovvio che nell'opera originale di Final Fantasy VII il finale lo conosciamo. Cloud sconfigge Sephiroth, Cloud uccide Sephiroth e di conseguenza sventa questo suo piano malvagio di appunto distruggere il pianeta, o per meglio dire il piano di Genova. Però perché questa domanda? Non ha senso questa domanda se effettivamente il passato è passato, però effettivamente questo nuovo titolo ci sta mettendo davanti ad altre possibilità. Abbiamo avuto un finale piuttosto rocambolesco e anche da una parte confuso in realtà per quanto riguarda il remake, che però personalmente ho sempre apprezzato. Questo potrebbe essere uno dei punti fermi della nostra discussione, quindi quale sarà il destino del pianeta. Successivamente vediamo Cloud che sta parlando, sembra quasi la scena dove all'interno dell'hotel di Calm Cloud stia raccontando effettivamente gli avvenimenti di Nibelheim, stia presentando Sephiroth ai suoi membri del gruppo, quindi stia parlando effettivamente per la prima volta di Sephiroth, dato che oltre Tifa all'interno di quel party nessuno lo conosce, tant'è che Barrett gli chiede esplicitamente chi è questo Sephiroth che vi ho sentito nominare spesso e volentieri e che cosa vuole soprattutto dal nostro pianeta. Ed è lì che Cloud inizia a raccontare la sua storia, o per meglio dire quella che sembra essere la sua storia. Cloud non è pienamente cosciente di sé, Cloud vive i ricordi di un'altra persona, vive i ricordi di Zack. Cloud successivamente a Midil riesce a recuperare la propria memoria ed è Tifa stessa che lo induce a fare questo, cosa che non fa a Calm. Cosa che non fa Calm per paura di destabilizzare il Cloud che lei stessa riteneva di conoscere o il Cloud che lei stessa stava imparando a conoscere durante quel tempo. Lui qui, ovviamente inteso come Cloud, sembra quasi parlare tranquillamente e parla di quel giorno, continuare il suo piano di quel giorno. Ovviamente quel giorno è riferito all'evento di Nibelheim, l'evento in cui Sephiroth ha scoperto la sua origine ed è completamente uscito fuori di testa.
distruggendo il villaggio di Nibelheim e portando con sé sua madre, o quella che lui riteneva essere sua madre, ovvero Genova. Lui stesso si era convinto di essere un antico, traducendo e interpretando male quelle che erano le scritture e quelle che erano le analisi del professor Gast e ovviamente anche del professor Ojo, che lavoravano insieme ai vari progetti con le cellule di Genova. Sephiroth era convinto di essere un antico, quanto in realtà lui era il figlio, o per meglio dire, geneticamente era il figlio della calamità venuta dal cielo, ovvero di Genova. Quindi il suo piano di purificare il pianeta eliminando gli esseri umani in realtà non aveva senso. Sephiroth, vi ricordo anche che muore all'interno di quell'evento, muore perché Cloud riesce a sconfiggerlo. Sephiroth si fonde con il Lifestream, diventa lui stesso una materia e Genova successivamente ne assume la forma. Quindi è vero che il piano, tra virgolette, di Sephiroth è stato sventato inizialmente, ma è Genova stessa che adesso lo sta portando avanti. Quindi Cloud ancora non sa effettivamente che il vero Sephiroth è quello che si trova effettivamente ai confini della creazione. Non sa che il vero Sephiroth sa già come finisce la storia. E questo comunque lo vedremo meglio anche più avanti, ma sta semplicemente raccontando i fatti. Infatti quello che vediamo qui su questo screen sembra essere effettivamente il paesaggio montano di Nibelheim. La foresta tecnicamente non si è mai vista, o comunque non si è vista nella direzione del reattore presente all'interno della cittadina. Infatti, se ci fate caso, il ponte che praticamente si vedrà poco più avanti porta direttamente al reattore, o comunque porta alla caverna che è presente all'interno della montagna, ma che poi ovviamente per motivazioni che già sappiamo verrà appunto modificata la direzione, verrà modificata la strada dei nostri protagonisti. Anche perché, se ci fate caso, il ponte che viene rappresentato è fin troppo piccolo per essere quello che effettivamente abbiamo visto all'interno della serie originale. Sephiroth a questo punto fa la sua comparsa e quindi il forte sospetto che gli avvenimenti di Nibelheim siano raccontati effettivamente da Cloud è molto più alto. È vero che comunque Cloud e Sephiroth viaggiano con altre persone, perché Tifa in quel caso era la loro guida, quindi Tifa era avanti a loro, mentre invece i due soldati di scorta, tra i quali uno dei due era per l'appunto Cloud, si trovano invece alle spalle, e coprono le spalle appunto ai nostri due soldier, dato che nella realtà è Zack che accompagna Sephiroth a Nibelheim e non Cloud. Cloud era uno dei due soldati che addirittura sopravvive dopo che il ponte crolla. Per cui in questo caso Cloud sta effettivamente raccontando la storia, perché in questo caso la frase parla esplicitamente del fatto che Sephiroth voglia effettivamente riprendere il possesso del pianeta e comandarlo, o comunque insieme a Genova, quindi voglia essere il suo ruler, quindi il suo comandante, il suo diciamo la sua guida insieme a Genova, ovvero insieme a sua madre. Il ponte, che adesso qui si vede molto più chiaramente, è decisamente più piccolo. È vero che da un lato era un'esagerazione vedere questo tipo di ponte all'interno del gioco, perché un ponte sospeso in questa maniera sembra quasi sovrannaturale, e quindi un ponte di dimensioni più normali e soprattutto con un formato più stabile è sicuramente più indicato per un titolo di nuova generazione. Però, come potete notare, le montagne sono diverse, l'atmosfera è diversa, quella foresta che cos'è? Potrebbe essere effettivamente un restyle o comunque un cambiamento voluto all'interno della zona giusto per abbellire, giusto per rendere il tutto un po' più omogeneo? Beh, secondo me in realtà potrebbe assolutamente essere. Detto questo, Cloud continua e finisce appunto il suo discorso parlando del fatto che lui sta cercando di continuare il suo piano, quindi cercare appunto di castare Meteor, cercare di eliminare l'essere umano e successivamente dominare il pianeta con Genova, quindi ridare il pianeta a modo suo o a come è stato interpretato da lui agli antichi. A questo punto la domanda è lecita: qual è
il piano finale di Sephiroth. Il piano finale di Sephiroth noi lo sappiamo in teoria, ma allora perché questa domanda? Questa domanda secondo me è molto molto subdola, è una domanda quasi a cui noi abbiamo una risposta, dato che Sephiroth ha già dato fondamentalmente la sua risposta trovandosi ai confini della creazione. Sephiroth sembra quasi essere un personaggio astratto, un po' come Eris, una sorta di veggente, colui che sa, colui che già è informato di quelli che sono gli eventi, tant'è che ai confini della creazione guarda il pianeta esplodere e sembra quasi essere consapevole del suo destino. Tant'è che lui stesso conferma che non vuole perire e che non vuole essere dimenticato e che non vuole finire con esso. Quindi anche Sephiroth sta combattendo il suo destino avverso, anche Sephiroth è cosciente di quello che è successo a lui ed è cosciente di quello che è successo anche al pianeta in questo caso. È vero che nella scena dove si incontra con Cloud sembra ammirare alla distruzione del pianeta, sembra quasi un finale alternativo, dove Cloud ha ancora la possibilità di intervenire in quei famosi 7 secondi, ma è anche vero che la storia di Final Fantasy VII ci ha insegnato, essendo scritta ed essendo il passato e quindi già conclusa, che Sephiroth fallirà. Cloud sarà il vincitore e che il bene trionferà sul male. Ma allora, perché Sephiroth sta continuando a lottare e Sephiroth cerca disperatamente di non sopperire, o comunque cerca disperatamente di sopravvivere al suo destino? Successivamente Cloud continua la sua narrazione dopo aver visto questo frame e parla ancora del fatto che lui fosse arrivato tardi quel giorno. Lui era convinto di essere arrivato tardi e di non aver salvato qualcuno. Tifa a quel punto si incazza letteralmente e prende Cloud quasi di petto. Beh, magari prenderlo di petto. E quasi lo incalza dicendo: "Ah, quindi stai dubitando di me? Cioè, pensi che io non ti stia dicendo la verità?" Cosa che in realtà Tifa non fa a Calm. Questa è una cosa che Tifa da un lato si pente di non aver fatto a Calm. Quindi perché Tifa effettivamente a Calm prende questa posizione che non ha mai preso prima? È vero che siamo di fronte a un remake e che siamo possibilmente davanti a un cambiamento della storia, ma la cosa che ho pensato fondamentalmente io è che questo è un dialogo preso fuori contesto. Questo è un dialogo che per me avverrà dopo. È un dialogo che avverrà nel momento in cui Cloud recupererà i suoi ricordi, ovvero nella cittadina di Midil. È lì che Cloud effettivamente ricorderà di essere Cloud e ricorderà soprattutto la persona di Zack. Persona di Zack che tra l'altro Tifa sembra quasi non conoscere. Sta implicando che qualcun altro fosse lì. Invece. Cioè, come se Tifa non conoscesse Zack. Ma perché Tifa non conosce Zack? Tifa lo conosce Zack. Tifa ha conosciuto Zack durante la missione di Nibelheim. Tant'è che appunto Tifa, delusa dal fatto di non aver visto Cloud essere diventato un Soldier, o comunque Cloud del fatto di non essere diventato Soldier e vergognandosi di ritornare a casa, si mette l'elmo e si camuffa da soldato per evitare che Tifa lo riconoscesse. Mentre invece Zack era il Soldier, in quel caso, che accompagnava Sephiroth e che poi successivamente ha conosciuto Tifa. La foto testimonia appunto questo avvenimento. La foto tra Sephiroth, Tifa e Zack è il punto centrale del quando ovviamente Cloud ha ripreso coscienza di sé. Quindi perché Tifa in questo caso pensa che ci sia qualcun altro e soprattutto non sa se effettivamente c'era qualcun altro? È vero che magari ha perso i sensi e magari non ricorda effettivamente quello che è successo dopo che Sephiroth l'ha colpito, ma non credo che sia successa una cosa del genere. Non credo che Tifa abbia appunto perso la memoria in quel caso. Tifa ha dimenticato ovviamente alcuni eventi, ma semplicemente perché aveva attraversato il ponte dopo che sua madre era morta ed era rimasta in coma. Ma è un qualcosa che è successa prima, molto prima, rispetto agli avvenimenti che invece raccontiamo a Nibelheim, quindi non avrebbe assolutamente senso. Quindi qua Tifa dovrebbe effettivamente ricordarsi di Zack, anche perché quando Cloud recupera i ricordi è Tifa stessa che gli dice: "Bravo, ti sei ricordato", nel momento in cui Cloud nomina Zack.
Quindi è una cosa abbastanza fuorviante questa, che sembra quasi confonderti da un certo punto di vista, ma che al tempo stesso ti fa venire in mente altre domande. Il frame successivo ripropone Eris durante la sua preghiera e probabilmente nell'ultimo istante della sua vita, prima che Sephiroth ovviamente la infilzi come uno spirino e che permetta per l'appunto alla materia di Sancta di precipitare all'interno del lago, dove appunto viene diciamo sepolta, per modo di dire, Eris. Questa sembra quasi una scena canonica, ovviamente noi abbiamo già visto questa scena e sappiamo a che cosa porta questa scena. È quasi un punto fermo nella storia di Final Fantasy VII, è un evento che a mio avviso non deve cambiare. Questo è l'unico evento che ha fatto scaturire tutti quelli che sono gli avvenimenti di Final Fantasy VII. Un avvenimento che non deve assolutamente cambiare e che deve essere quello che viene chiamato nelle teorie del multiverso il punto fermo. Perché parlo di multiverso? Ci arriveremo più tardi. Detto ciò, la domanda che tutti stavano aspettando: cos'è la realtà e che cos'è la finzione? Questa sembra quasi Eris rivolgerla a noi stessi. Sembra quasi lei, no? Che col fatto appunto di essere morta e successivamente essersi unita al livestream è come se avesse preso coscienza di quello che è la realtà e ci stia effettivamente chiedendo qual è la nostra realtà e qual è la nostra illusione. Tutto è stato architettato appositamente? Eris in realtà è viva? Eris ci sta prendendo in giro? Potrebbe effettivamente essere Eris il vero cattivo di questa situazione? Non lo sappiamo, ovviamente. E qui arriviamo nella parte finale, arriviamo nella parte che a me ha letteralmente fatto seccare la testa e ha fatto letteralmente venire un brividino lungo la schiena, anche perché la differenza col trailer internazionale qui è evidente, molto evidente. La frase che viene riportata qui non è detta da Zack, è Cloud che sta parlando. Sembra quasi scontato dirlo in questo momento, ma nel trailer internazionale non è così facile intuirlo. Il timbro di voce e la modalità di doppiaggio sembra molto più cupa rispetto alla voce tradizionale di Cloud, tant'è che all'inizio io ero convinto fosse Zack che stesse parlando. In realtà è Cloud. È la conferma del fatto che sia Cloud a parlare e sia Cloud appunto a ricordarsi del fatto che entrambi i personaggi di Zack e Cloud siano stati lì 5 anni fa è la frase successiva. Zack, dove sei? Cloud pone la domanda direttamente a Zack. È uno Zack che però lui non sta vedendo fisicamente, è uno Zack che lui sta cercando molto probabilmente più nel suo spirito, è come se Cloud all'interno dei suoi ricordi stia effettivamente cercando la vera figura di Zack, una figura che aveva per un qualche modo rimosso, o per meglio dire unito alla sua stessa coscienza, creando un Cloud totalmente diverso da quello che realmente era e quello che realmente ricordava Tifa. La piuma nel frattempo sta continuando a cadere, sembra quasi che stia accompagnando il viaggio dei nostri due eroi che in questo caso stiano effettivamente vivendo nella stessa linea temporale. Perché questo? Perché i Numen, una volta sconfitti, hanno permesso a Zack di vivere, ma il Cloud che noi abbiamo conosciuto all'interno della nostra storia è partito, è uscito da Midgar, è andato altrove. Quindi come fa un altro Cloud a coesistere nella stessa linea? Sembra un discorso abbastanza articolato, ma ve lo spiego in termini semplici. Quello che penso io è che il nostro Cloud del remake stia andando ovviamente fuori Midgar e si stia dirigendo verso la cittadina di Calm. Nel frattempo, avendo sconfitto i Numen, ha permesso a Zack di riscrivere il suo futuro e quindi di cancellare fondamentalmente quello che era il suo destino e permettergli di poter scrivere, di potersi concentrare sul futuro, così come Eris ci dice a inizio gioco, o per meglio dire a inizio video. È anche vero che sembra quasi una teoria molto campata in aria, ma per il momento abbiamo pochi elementi a disposizione, quindi non possiamo effettivamente dire chissà che cosa. Ma la cosa che penso io è che Zack si sia
staccato inizialmente dalla linea temporale che per l'appunto lo portava alla sua morte, e per un qualche motivo, molto probabilmente la sconfitta dei Numen, sia praticamente si sia sovrapposto nella stessa linea temporale di Cloud del remake. Questo è un avvenimento che succede nella fine del nostro primo capitolo, tanto che Cloud attraversa, mentre stanno uscendo da Midgar i due, Zack e Cloud, che nel frattempo si stanno avvicinando a Midgar, quindi è una sorta di sovrapposizione che si sta venendo a creare nello stesso momento. Ecco perché da qui parte anche la mia teoria del Cloud is Death. In questo momento, secondo me, Cloud non sopravviverà all'intossicazione da Mako. Cloud, in questo momento, tra le braccia di Zack, potrebbe addirittura morire davanti alle porte di Midgar. Questo, secondo me, potrebbe anche essere avvallato dal fatto che Zack, alla fine di Intermission, è da solo. È vero che avrebbe potuto lasciare Cloud da qualche parte a riposare, o avrebbe potuto lasciare Cloud in un qualche ospedale, o comunque alle cure di qualcuno, assolutamente vero, ma quello che penso io è che Cloud in realtà qui sia morto, semplicemente per il fatto che due Cloud non possono coesistere nella stessa linea temporale. Zack, in questo caso, torna a Midgar, torna alla chiesa del settore 5 per incontrare Eris, apre la porta, ma becca Angeal. È Angeal che lo sta aspettando, è Angeal che sta cambiando il suo destino insieme a lui, ed è per questo che Zack ne rimane stupefatto. Lo so, potrebbe sembrare un'esagerazione, potrebbe essere un qualcosa che non sta né in cielo né in terra, ma io sono un grande sognatore, io spero e anche sogno da un lato di vivere questa emozione. Detto ciò, la frase di Zack qui è molto significativa. Il fatto che Cloud stia cercando Zack all'interno dei suoi ricordi mi fa ancora collegare al fatto che lui non abbia preso realmente coscienza di ciò che è, e che quindi i suoi ricordi siano ancora confusi e che vengano effettivamente recuperati più là. Il titolo Rebirth, d'altronde, ci dà quasi un indizio. Rebirth, quindi rinascita, la rinascita di Zack, la possibilità di permettere a Zack di rinascere in questa linea temporale, di dare il suo contributo in questa nuova battaglia. Questo ovviamente non lo possiamo sapere. Rebirth potrebbe essere collegato a tanti altri soggetti, potrebbe essere collegato ad Eris, potrebbe essere collegato a Sephiroth, potrebbe essere addirittura collegato a Cloud. Cloud che riacquisisce i ricordi e rinasce, Zack che ritorna in vita e quindi rinasce, Eris che non muore e che quindi rinasce, Sephiroth che ritorna in vita senza avere la possibilità di unirsi a Genova e quindi rinasce. Potrebbe essere la rinascita di tutti? Potrebbe essere la rinascita di un singolo? Beh, il titolo per me già dice più di quello che possa dire io in questo video. Altra frase che mi ha fatto saltare dalla sedia è questa, catturata esattamente in questo frame dove Eris sta cercando qualcuno. La frase può essere tradotta come "io sto cercando te, quindi sono alla tua ricerca", ma "I'm looking for you" potrebbe essere anche un plurale. Io sto cercando voi. Zack e Cloud. Questa potrebbe essere Eris morta, e sta cercando il modo di connettersi e sta cercando il modo di comunicare con Cloud e Zack, un modo per poterli ritrovare, un modo per poterli riunire in quello che potevano essere una volta. "I'm looking for you" è una delle frasi più enigmatiche che abbiamo visto all'interno di questo trailer. È vero che letteralmente viene utilizzata per indicare "ti sto cercando" o comunque "sono alla tua ricerca", anche perché se volessi fare il precisino dovrei mettere "I'm looking for you both", tecnicamente, per dire "vi sto cercando entrambi". Però la frase presa così potrebbe anche significare un plurale, potrebbe anche essere un plurale, ovvero "io sto cercando voi", quindi Eris fondamentalmente sta cercando tutti e due, non sta cercando soltanto l'uno o l'altro. Ed è Cloud che qui alla fine conclude il tutto scusandosi fondamentalmente con Eris e dicendo di non aver potuto far nulla. Non aver potuto far nulla per che cosa? Per salvare Zack o per salvare se stesso?
Questa è un'altra bella frase che fa molto riflettere e che mi fa venire in mente tanti ricordi. Anche la Midgar che vediamo sullo sfondo non è la stessa Midgar che vediamo in Crisis Core, quindi non è la stessa Midgar che Cloud ha fondamentalmente conosciuto dopo la morte di Zack. La Midgar di Crisis Core è intatta. Questa è la Midgar che abbiamo conosciuto nel remake. Questa è la Midgar che è stata distrutta dal combattimento con i Numen e che è stata praticamente, o che sta per essere ricostruita dagli abitanti di Midgar stessa. Zack si trova esattamente dove vogliamo. È Cloud qui il grosso problema. Cloud non può coesistere in questa linea temporale. Cloud non deve vivere. A meno che vogliono regalarci una sorpresa di un duplice Cloud, uno buono e uno cattivo? Secondo me risulta un po' stucchevole come cosa, per cui preferisco credere che Cloud qui possa effettivamente morire e possa lasciare a Zack il palcoscenico per rincontrarlo successivamente. Potrebbe essere un'idea un po' strana, me ne rendo conto, un'idea che fondamentalmente non ha una base solida sul cui reggersi, ma al quale io credo fervamente. Questa Midgar è la Midgar distrutta che abbiamo già visto, per cui sono molto molto sicuro di questo. Ma ovviamente questo è un altro discorso. Final Fantasy VII Rebirth mi ha dato tantissime emozioni. Il 25esimo anniversario più bello che potessi mai desiderare e potessi mai aspettare da un titolo videoludico. Detto questo, ovviamente io ho finito di esporvi il mio pensiero. Il video è venuto un po' lungo, me ne rendo conto, però spero di aver racchiuso il mio pensiero e spero soprattutto di avervelo fatto capire. Fatemi sapere assolutamente voi quello che pensate, fatemi sapere quello che avete vissuto e quello che credete per l'appunto essere questo capitolo del Rebirth. E detto ciò, io vi ringrazio per aver visto il video, se ovviamente l'avete visto tutto, vi ringrazio per aver commentato se avete commentato, vi ringrazio per i pollici in su. E ovviamente io vi aspetterò sul mio canale, su YouTube ovviamente e su Twitch per giocarcelo insieme e per ovviamente godercelo tutti quanti insieme. Detto questo vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. Bye bye!